prima giornata del campionato di promozione, la Cefaledium del presidente Barranco ospita al campo Santa Barbara l'iniziativa Due Torri. Cefaledium in formazione rimaneggiata per l'assenza di diversi giocatori per squalifica e infortuni. Il mister della Cefaledium Ferrara mette una formazione disposta sul 4-3-3. In avanti giocheranno i due fratelli Clemente e Mocciaro. Mister Cataldi invece disporrà in avanti di Saggio e Raveduto, due giocatori di grossa esperienza. Iniziativa con maglia biancoceleste, la Cefaledium con la tradizionale maglia giallonera. Arbitro dell'incontro il signor Fardella di Palermo. Inizia la partita, vediamo le azioni più interessanti dell'incontro. Ed è subito l'iniziativa che prende le redini dell'incontro, c'è un tiro a sesto minuto di Raveduto che però tira alle stelle. Sedicesimo, ancora l'iniziativa in avanti ed è ancora Raveduto che tira un diagonale e il portiere Fiduccia manda in calcio d'angolo. Diciottesimo, l'iniziativa, cross dalla destra, colpo di testa di Saggio, la palla sopra la traversa di Poco. Diciannovesimo, Cefaledium pericolosa, Marco Clemente, rovesciata, il portiere Giuttari in calcio d'angolo. Siamo al ventiduesimo, l'arbitro fissa un calcio di punizione a favore dell'iniziativa, sul pallone Raveduto, tiro forte di destra e la palla batte il portiere Fiduccia, l'iniziativa in vantaggio per 1-0, ventiduesimo minuto. Ventottesimo, punizione di Giampiero Clemente, la palla colpisce la barriera e poi passa di poco sopra la traversa. 32esimo minuto, Giampiero Clemente si libera dall'avversario dentro l'area, tira di sinistro e la palla sfiora il palo. 37esimo, iniziativa in avanti, la palla arriva a Crisafulli, buona posizione, tiro debole. 47esimo, momento di nervosismo in campo, i giocatori si spintonano e gridano, l'arbitro ha difficoltà per mettere la calma in campo, ne paga le conseguenze l'allenatore Cataldi che viene espulso dal campo. Finisce il primo tempo con l'iniziativa Due Torri in vantaggio per 1-0, meritatamente dopo quello che si è visto in campo. Una Cefaledium un po' svogliata, mentre la squadra dell'iniziativa ha giocato abbastanza bene. Rete al 22esimo con Raveduto, vediamo quello che succede nel secondo tempo. Le squadre in campo per il secondo tempo, certamente mister Ferraro avrà alzato la voce negli spogliatoi. Si arriva all'ottavo minuto e l'arbitro fischia un calcio di punizione dal limite a favore della squadra della Cefaledium. Sul pallone il capitano Giampiero Clemente, specialista su questi calci di punizione, batte il portiere Giuttari all'angolino, 1-1. Cefaledium davvero trasformata, un minuto dopo ancora Clemente, il suo tiro parato dal portiere. Al dodicesimo al posto di Mocciaro entra Sferruzza che darà grande impulso all'attacco della Cefaledium. Sedicesimo, punizione per la Cefaledium, tira stavolta di franco e colpisce in pieno la traversa. Al ventesimo minuto c'è un'azione dell'iniziativa e c'è una deviazione di un giocatore della Cefaledium verso il portiere. Per l'arbitro è passaggio indietro e punizione in seconda dentro l'area. La punizione viene ribattuta dalla barriera. Al limite dell'area prende la palla un giocatore dell'iniziativa, il suo tiro vicino all'incrocio dei pali. Al 24esimo c'è forse l'azione più bella della partita, la squadra della Cefaledium da situazione di calcio d'angolo conquista un pallone a centrocampo ed è proprio Clemente che mette al centro verso Sferruzza, il quale vede che c'è Tinnirello libero sulla destra, appoggia il pallone e Tinnirello di piatto destro mette in rete e il 2-1 per la Cefaledium. 24esimo minuto, Cefaledium padrona del campo, siamo al 28esimo minuto, azione sulla destra della Cefaledium, la palla arriva a Tinnirello che mette verso il centro, la palla arriva a Giampiero Clemente al limite dell'area e di destro mette dentro, 3-1 per la Cefaledium. Siamo in pieno recupero, la palla arriva a Sferruzza sulla sinistra, il quale con una bella finta si libera un avversario, tira di destro, mira l'angolino nella porta del portiere Giuttari e lo batte imparabilmente. È il 4-1 per la Cefaledium. Ovazione per Giampiero Clemente nella sua società. Il capitano, il numero 10, Giampiero Clemente. Con il numero 14, Cristian Pidissi.
Finisce la partita, la Cefaledino batte l'Iniziativa Due Torre con il risultato di 4-1. Una partita da due volte, un primo tempo a favore dell'Iniziativa e con una Cefaledino un po' svogliata e senza idee, nel secondo tempo davvero trasformato, una Cefaledino alla grande che ha vinto meritatamente con un grande Giampiero Clemente. Alla fine della partita, bella l'ovazione da parte del pubblico con la squadra della Cefaledino che va sotto le tribune per ricevere l'applauso del pubblico.